Dopo aver visto ieri degli squad builder abbastanza economici, oggi invece andiamo ad alzare il livello del budget e ci andiamo a vedere degli squad builder un po' più competitivi. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Come detto nell'introduzione e come avete visto ieri con il video che vi ho portato su degli squad builder per la prossima Weekend League un po' più entry level, oggi invece andiamo a vedere dei budget abbastanza corposi, ma neanche troppo. Insomma, delle cifre che magari con una piccola sculata o se siete appassionati di compravendita potreste aver messo da parte. Anche oggi ci andiamo a focalizzare su delle ibride. Questa prima in particolare costa circa mezzo milione e secondo me è molto interessante. Partiamo dal portiere. Dopo un'estate di trasferimenti non compiuti, rimane al Tottenham Hugo Lloris, 1,88 m, purtroppo non presenta playstyle, però per un discorso d'intesa ci torna molto utile schierare il buon Hugo che non è più il titolare perché è stato rimpiazzato da Vicario, ma su FC24 è usato garantito. Terzino destro, come visto anche ieri in tante squadre, mettiamo Cuadrado, il solito 5 skill, buone le stats di velocità, passaggio, agilità, bene anche l'aggressività e la lettura difensiva, classico giocatore che fa benissimo entrambe le fasi. Primo difensore centrale, Presnel Kimpembe, anche quest'anno il solito fenomeno difensivo perché è 1,89 m e soprattutto ha il blocco plus, vuol dire che praticamente si allunga come una biscia per prendere tutti quanti i palloni quando l'avversario va a tirare. Quindi lui veramente per quello che costa consigliatissimo e credo che sarà uno dei giocatori che vedremo di più in questa prima Weekend League. Al suo fianco gli mettiamo Bremer, che come negli scorsi squad builder per me è una presenza costante, anche per lui il blocco argento, quindi presenza dentro l'area di rigore top, e in più una fisicità che, nonostante il 1,88 m, sembra essere molto più importante, tant'è vero che quando arrivano gli attaccanti praticamente su sto Bremer gli rimbalzano, veramente fenomenale. A sinistra ancora una volta Spinazzola, 4-4, veloce, giocatore tecnico, in grado anche di riuscire a fare la fase difensiva, quindi il classico che fa sia avanti che indietro per il campo, mentre passiamo alla linea di centrocampo. Il primo esterno che troviamo è Ousmane Dembélé, quest'anno upgrade a 86, sempre 5-5, 1,78 m, playstyle del Rapido Plus. Vuol dire che questo praticamente si muove palla al piede, che è una bellezza, la tiene incollata, anche il razzetto argento. E poi ragazzi, lo sapete meglio di me, veloce, tira bene, bene i passaggi, dribbla benissimo il 5-5, per cui è un giocatore veramente totale che può fare l'esterno, può fare anche la seconda punta, dove lo mettete lì davanti, il suo lo fa. Centrocampo composto innanzitutto da Grace Gueye-Oro, centrocampista francese del PSG femminile. Praticamente è il Kanté dei poveri, 1,78 m, alto alto il work rate, quindi perfetto. 3 di skill e 3 di piede debole, stili di gioco l'inesauribile, quindi la sua stamina non va mai giù, praticamente plus. E il passaggio lungo argento, una giocatrice rapida, dotata di un ottimo passaggio corto, ma anche di un ottimo passaggio lungo. Bene le stats di dribbling, benissimo quelle di difesa, in particolare il contrasto in piedi. Pecca leggermente in aggressività, ma vi assicuro che se la controllate bene, questa si attacca e l'avversario non lo molla mai. Andiamo a vedere il suo compagno di reparto, che è Barella. 3 di skill e 3 di piede debole anche per lui, alto alto anche per lui. 1,75 m, quindi abbiamo un centrocampo non tanto fisico, ma molto aggressivo, con due mastini che cercheranno di recuperare palla abbastanza alto a mordere le caviglie. Anche per lui l'inesauribile plus e la scivolata argento, oltre che il tiki-taka per i passaggi sotto pressione. Esterno sinistro, ancora una volta troviamo Kvara, che per me come carta iniziale è un 5-5, costa pochino per quello che è secondo me il suo valore poi in game, perché è rapido, è fisico, passa bene, conclude bene, agile, dribbla, quindi ha tutto quello che serve a un giocatore offensivo. C'ha anche degli ottimi playstyle, ha il rapido, ha la trivela, ha il tiro a giro argento, quindi ottima carta quella di Kvara che ripropongo. Davanti troviamo invece come primo attaccante Christopher Nkunku, 5 skill 3 di piedi debole, l'ho fatto vedere anche ieri in alcune squadre, anche lui tiro a giro, tiro il passaggio incisivo, il tecnico, la trivela, quindi tutte queste cose qua che lo rendono molto pericoloso. E a chiudere troviamo Victor Osimhen, 1,85 m, molto veloce ovviamente, un gran tiro, una bella fisicità, quindi il classico attaccante che se mandate in profondità l'avversario poi deve temere, perché se non ha chiuso per bene gli spazi vi arriva in porta ed è in grado di finalizzare praticamente come gli pare.
il buon Vittorio. Altra ibrida che vi propongo, questa volta a un prezzo di circa 800.000 crediti, che potrebbe salire anche con un piccolo cambio che vi farò vedere poi alla fine con una carta che ho messo in panchina. Ma partiamo dal portiere. In questo caso rimettiamo Nick Pope, 1,99 m di portiere, quasi 2 metri, con degli ottimi playstyle seppur argento. Il buon Pop, se l'avete provato, avete visto che è uno dei portieri migliori in questo avvio di gioco come carta oro base. Terzino destro, ancora una volta troviamo Reece James, perché purtroppo in Premier League non è che ci siano questi grandi velocisti, fatta eccezione di Walker, che è la carta che potreste sostituire a James qualora abbiate un budget leggermente più alto, però comunque James con il suo L2 potenziato ha comunque tutte le carte in regola per poter dare fastidio, soprattutto in fase difensiva. Primo difensore centrale che troviamo invece è Kalidou Koulibaly, ancora una volta il blocco argento molto molto valido, ha anche il mastino, il colpo di testa, però questo vi ricordo che funziona in fase offensiva. Koulibaly il classico difensore, bello arcigno, rapido, che non vi fa assolutamente preoccupare quando vi partono le punte avversarie. Al suo fianco invece mettiamo Guardiol, 1,85 m, anche lui l'abbiamo visto ieri, veloce, ha sia il blocco dorato che l'affronto argentato, quindi bene bene, anche dei discreti passaggi per quanto riguarda un difensore, e lui ci sta a pennello in questa difesa, che viene completata da Demi Stokes, terzino sinistro femminile del Manchester City, 4 skill e 3 di debole, 1,60 m, pecca un pochino in fase magari di difensiva per via della sua fisicità, però ragazzi questa è velocissima, ha degli ottimi passaggi, è molto agile, ha anche delle buone stats difensive, pecca leggermente come vi dicevo in forza e aggressività, però fa il caso nostro e ce l'andiamo a buttare. Primo esterno di centrocampo, Jeremy Doku, nella sua versione in forma. 4 skill che non gli rendono giustizia perché quello si alza la letto e fa gli elastici, quindi peccato, avrei visto bene una 5. 3 di piede debole, un fulmine, palla al piede, passaggi corti bene, gli altri un po' meno, molto agile, ha anche un discreto tiro, però per mettere a ferro e fuoco la fascia questo è un giocatore che fa assolutamente al caso nostro. Così come al caso nostro fa Kevin De Bruyne, che per 90.000 crediti praticamente diventa mattatore del nostro centrocampo. 4 skill e 5 di piede debole, con dei playstyle di passaggio allucinanti, praticamente le ha tutti, e con questo playstyle dorato del filtrante, raga, vi manda in porta i vostri attaccanti, che è veramente una goduria. Vicino a lui mettiamo Kanté nella sua versione IF, finalmente ha recuperato anche una faccia discreta perché in quella dorata stava tutto quanto stunnato, sembrava uscito da Better Call Saul. 1,68 m, il solito mastino, purtroppo ha perso un po' di velocità negli anni, però è comunque un bel cagnaccio a centrocampo quando si tratta di dover recuperare la palla, e lui poi ci serve perché andiamo ad inserire un bel pezzo na 90 qui a sinistra, ovvero Neymar Junior, che lo andiamo a pagare più o meno sui 3,80 m, il classico 5-5, quest'anno c'ha il playstyle del trickster dorato, ma il razzetto argento, il tecnico, quest'anno l'hanno fatto più scarso sulla carta, ma è una goduria di giocatore veramente veramente forte, poi 5-5 insomma lo conosciamo benissimo, Onei. Davanti invece i due attaccanti sono Benzema, 4'4", 1,85 m, discretamente rapido, gran tiro, buon passaggio, l'agilità vi assicuro che è meglio di quella che sembra a guardare le statistiche, ma poi ragazzi questo è il playstyle del tiro argento, scusatemi, del tiro di precisione dorato, vuol dire che se vi mettete a spammare i tiri a giro dalle giuste mattonelle con questo godete e fate dei gol che altrimenti altri non potrebbero fare. E il nostro reparto offensivo lo andiamo a chiudere con Cristiano Ronaldo, che come ieri vi dicevo magari avrà perso un po' della sua velocità e della sua incisività, ma è un giocatore che se messo davanti alla porta in condizioni di poter esplodere le sue conclusioni magari col tiro potente dorato, è il solito finalizzatore implacabile. Quindi vi dicevo, questa è una squadra che sarà più o meno sugli 800, se mettiamo Walker al posto di James, 33 sempre d'intesa, ma saliamo più o meno sui 900 sotto al milione. Ultima ibrida e probabilmente più completa è questa qui da 1 milione di crediti, che vi porto oggi come squad builder per la Weekend League. E partiamo dal portiere come al solito, stavolta abbiamo quello che secondo me è il portiere più forte attualmente del gioco, ovvero Mike Maignan. Non si sa questo che c'ha, ma para l'incredibile. Rimessa lunga e respingi cross come playstyle argento per quello che, vi ripeto, è uno dei portieri più affidabili al momento su FC24. Terzino destro, Giovanni Di Lorenzo, 1,83 m, T3, alto normale, un bel giocatore fisico, rapido, con buoni passaggi, ottime stats difensive, buona forza e buona aggressività, e anche un playstyle interessante come quello dell'inesauribile per un terzino, che può sempre servire per evitare che la stamina cali di troppo.
come difensore centrale troviamo Kim Mbappé, di cui abbiamo parlato in precedenza, ma finalmente riusciamo ad inserire il suo compagno di merenda ideale, perché da una parte abbiamo un blocco dorato, dall'altra invece abbiamo un bel gioco d'anticipo dorato con Rafael Varane. 1,91 m, anche quest'anno il solito difensore implacabile, veloce, ha anche dei discreti passaggi quando dobbiamo uscire, statistiche difensive fuori di testa e, vi dicevo, il gioco d'anticipo dorato che vi permette di poter recuperare un sacco di palle perché si allunga con i contrasti, che è una bellezza. A sinistra Theo Hernandez, 1,84 m, 3-3, il classico treno della fascia sinistra, dotato del razzetto argento, dell'inesauribile, della rimessa lunga, ma soprattutto di grandi stats sia difensive che di fisico, quindi lui ideale per fare entrambe le fasce. Centrocampo che si apre con l'esterno di destra, ovvero Kadidiatou Diagne, centrocampista destro esterno del Lione femminile, 1,68 m, alto alto, 4-4. Questa è una carta che mi ha sorpreso tantissimo. Rapida, finalizza bene, passa bene, molto agile e soprattutto playstyle del razzetto, della trivela e della tecnica che la rendono veramente molto pericolosa. Coppia di centrocampisti centrali con Sandro Tonali, 1,81 m, normale alto, 3-4 di stelle, skill e piede debole, può fare anche il CDC e ha come playstyle anche in questo caso la batteria, l'inesauribile argento, il passaggio lungo e la scivolata. Ma quello che ci importa qua sono le statistiche, perché è molto rapido, gran passaggi, agile, lettura difensiva, aggressività, forza, contrasti, tutto quello che serve per renderlo un grande centrocampista per questo modulo. Così come al suo fianco ritroviamo Grace Gueyoro, la Kanté, come vi dicevo in precedenza, del calcio femminile, per avere ancora di più mordente in fase di recupero del pallone. A sinistra Marcus Rashford, 5 skill e 3 di piede debole, 1,86 m, questo come al solito a inizio gioco fa i buchi, veloce, conclude bene, skilla, palla al piede, si muove anche abbastanza bene, ha il power shot dorato, ha il razzetto argento e ha il tecnico, quindi tutti quanti playstyle che lo rendono una minaccia. Davanti ritroviamo un Kunku e andiamo invece a concludere con Rafael Leao. 1,88 m, 4-4, giocatore incredibile, straveloce, finalizza bene. Non sembra, vista la sua altezza, mi assicuro che palla al piede è agile, soprattutto con la corsa controllata, grazie al suo rapido dorato, playstyle che fa tutta la differenza di questo mondo. Ha anche il passo veloce argento e il tiro di precisione argento per finalizzare sotto porta. Una cosa che vi posso proporre con questa squadra è in game, sempre col 4-4-2, lo switch di Leao esterno con Rashford che invece va a fare la punta insieme a Nkunku. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere come al solito nei commenti se proverete queste squadre e se avreste cambiato qualcosa. A me non resta altro che ricordarvi che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola da mattina fino al primo pomeriggio. Vi auguro una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi, a presto, ciao!